già 60 anni di relazioni diplomatiche con i primi paesi del mondo ai quali si affacciò da nazione indipendente. Quindi 60 anni fa, tra i paesi che si avvicinarono e che stabilirono relazioni diplomatiche, c'è anche l'Italia, così come altri paesi dell'Europa, oggi Europa Unita, ed altri paesi del mondo. Il primo paese fu infatti la Germania, seguito poi dalla Russia, dall'Etiopia e dalla Cina. Però l'Italia è la numero 9 e quest'anno appunto l'Italia ha deciso di celebrare i 60 anni con un'esposizione che durerà una settimana, con delle conferenze, con degli incontri particolari e anche delle premiazioni, dove ovviamente anche il nostro paese è presente e dove il nostro paese ha un rapporto speciale, sicuramente nel Centro Spaziale Luigi Broglio, che viene presentato in questa mostra fotografica e anche raccontata, che mi onoro di avere curato personalmente. È una mostra che appunto fa vedere quanto da subito, grazie a quella grande mente, a quel grande genio della nostra ingegneria aerospaziale Luigi Broglio, siamo riusciti a avere, e alla collaborazione che siamo riusciti ad avere con il Kenya in oltre 60 anni, perché lui appunto scommise sul Kenya per l'Equatore, per la democrazia che stava instaurando, quindi per un paese pacifico come poi è rimasto, scommise sul Kenya e ancora oggi, anzi oggi dopo 60 anni, diciamo che arriva quasi a puntino questa celebrazione, perché stiamo rilanciando questa collaborazione proprio nel nome del Centro Spaziale, del Piano Mattei per l'Africa. E quindi oggi il segretario di gabinetto e ministro degli esteri Musalia Mudavadi ha inaugurato appunto questa serie di incontri e conferenze e ha visitato la nostra mostra e preso visione. Era con noi anche l'ambasciatore d'Italia in Kenya, Roberto Natali. Le nostre relazioni, non solo diplomatiche ma anche economiche, commerciali, culturali, turistiche, vanno avanti e sono sempre più salde, appunto, quindi dai 60 anni ne auguriamo a tanti a venire. Da Freddy del Curatolo per il portale degli italiani in Kenya, buon compleanno, relazioni diplomatiche tra Italia e Kenya.